Buongiorno buongiorno a tutti, buongiorno ragazzi, è sempre bello vedere tanti giovani qui. Saluto il Liceo Linguistico che ci fa compagnia stamattina, l'Istituto Comprensivo 307, il Pedrolli. Io sono Salvatore La Rosa, rappresento il Conservatorio insieme alla mia collega Federica Fortunato, che poi vi presenterò in maniera più approfondita, e al Liceo Musicale Bonporti con la professoressa Eris, la professoressa De Thomas e la professoressa Sprengen. Perché siamo qui? Eh, il nostro conservatorio e il nostro liceo hanno lo stesso nome, sono dedicati entrambi a Bonporti, che è un compositore del Settecento. Ma siamo qui perché vorremmo presentarvi un progetto, Music Integration, che ci vede coinvolti è fra l'altro una cosa particolare che due istituzioni scolastiche si vedano coinvolte in un unico progetto ed è un progetto che riguarda ragazzi come voi. Hanno esattamente la vostra stessa età, sono l'età dei ragazzi del liceo superiore. Sono dei ragazzi di terza liceo e non potrebbe essere quanto mai attuale questo progetto perché, in questo momento, il progetto è quanto mai vivo. Alcuni nostri studenti del liceo musicale e del conservatorio, in questo momento, sono in Spagna. E sono andati per suonare e ci chiedevamo ieri con la collega chissà cosa faranno a quest'ora ecco in questo momento stanno esattamente suonando e questa è la cosa secondo me molto interessante e molto bella che cos'è Music Integration? è un progetto che partendo dalla musica vuol dare la possibilità ai nostri studenti e studenti di quattro altri paesi europei di rendersi conto di come funziona l'ordinamento scolastico musicale negli altri paesi del livello degli studi musicali negli altri paesi, ma soprattutto la cosa più bella è crescere insieme a ragazzi di altri paesi. Non è semplicemente un viaggio di istruzione, a me piace chiamarla gita scolastica, non è questo, è veramente toccare con mano, immergersi nelle realtà musicali di altri paesi. In maniera più approfondita saranno poi le mie colleghe a spiegarvi tutte le varie fasi del progetto che fra l'altro è partito proprio qui da Trento. È un progetto triennale, si concluderà nel 2020, l'anno prossimo, e vedrà di nuovo tutto il, tutta la macchina organizzativa e tutti gli studenti coinvolti ritornare di nuovo qui a Trento. Ecco, io non voglio annoiarvi oltre, cedo la parola alla mia collega, la professoressa Federica Fortunato che è intanto la referente Erasmus del Conservatorio, cioè lei è la coordinatrice di tutta l'attività in uscita e in entrata degli studenti stranieri e dei nostri studenti che vanno a studiare nelle istituzioni che sono gemellate con il Conservatorio. E Federica Fortunato è anche la referente per il Trentino, per la città di Trento, del progetto Music Integration. Mi auguro che per voi sia un momento piacevole, che magari so già che ci sono Federica tra il pubblico i nostri futuri eh, eh, studenti, che saranno anche futuri studenti del liceo musicale. Ecco, mi auguro che sin da adesso possiate cogliere e apprezzare il bello che c'è dietro lo scambio delle diversità, lo scambio di culture che noi percepiamo spesso anche tanto lontano, ma che in effetti così distanti non sono da noi. Grazie ancora, buona giornata e buon lavoro. Buongiorno, grazie per essere qui. Uno sente parlare di musica e dice "boh, musica del conservatorio, magari musica classica mi interessa fino ad un certo punto". Allora, tranquilli, perché in realtà questo progetto nasce dall'idea di lavorare insieme meglio tra conservatorio e liceo. Voi sapete che quando si lavora in due è bellissimo, ma possono nascere delle incomprensioni, bisogna imparare a conoscersi meglio, bisogna imparare i eh, reciproci stili di pensiero, di lavoro, e questo succede anche nelle istituzioni, che naturalmente sono eh, costituite da tante persone, da tante menti. Ecco, l'inizio del progetto era questo: vediamo come migliorare il lavorare insieme in maniera che chi studia musica. Non debba fare sempre un doppio lavoro. Studia musica, studia italiano, tedesco, matematica e via via dicendo, ma in maniera riconosciuta da tutti, da tutti gli insegnanti, da entrambe le istituzioni. È quello che da anni, per la verità, si fa qui a Trento, ma si può sempre migliorare. Migliorare come? Andando a guardare quello che fanno gli altri. L'idea, anzi la proposta di partecipare a questo progetto è venuta dalla Spagna. Mursia è una città del sud-est della Spagna, una cittadina forse più piccola anche di Trento, ma estremamente vivace. I nostri ragazzi che sono lì adesso ci dicono che lavorano tutto il giorno, vanno a letto tardissimo, ma non soltanto perché un po', forse anche si divertono, ma anche perché provano. Suonano insieme, eh, hanno i concerti pubblici, eh, frequentano le lezioni e i laboratori, lezioni sia di strumento sia di altre materie. Quindi hanno la giornata piena e i ritmi ci dicono sono rilassati e pieni contemporaneamente, ce lo faremo spiegare meglio. Vanno a letto tardi, si alzano presto e questo è già una, una lezione. Eh, a Weimar abbiamo sperimentato un'altra organizzazione, un, un livello eccellente, a Lisbona, ugualmente una grande frenesia mediterranea e una grande professionalità. Ma dicevo che tutto parte dall'idea di lavorare tra eh, conservatorio e liceo. Dopo il progetto c'è cresciuto tra le mani perché in realtà music poteva essere solo questo: education in music, no? Eh, Integriamoci, conosciamoci anche nei nostri territori, nella nostra storia, in tutto quello che ci fa cittadini europei ma anche cittadini italiani, trentini, di Trento, delle varie valli e facciamolo conoscere anche agli altri. Tutto questo si fa attraverso un lavoro che fanno in particolare al liceo, di cui vi parlerà la mia collega Emily Harris. E, e dopo c'è un altro uh, ampliamento in più: quello per cui siamo qui. Il far capire che studiare musica, te, sentire la musica come un elemento per l'integrazione non vale soltanto per chi lo fa, non vale soltanto all'interno delle istituzioni, ma deve uscire nella città, città in senso ideale, lato, nella società, deve poter parlare agli altri. Fra l'altro, se per caso frequenterete anche nei prossimi giorni questo eh, festival, vi accorgerete che ci saranno tanti momenti con i nostri ragazzi del liceo e del conservatorio che suoneranno. E suoneranno non soltanto musica classica, anzi, potrei dire che musica classica praticamente non ce n'è, perché si andrà dal rap all'ino europeo, al folk e via dicendo. Quindi in realtà la musica è veramente un linguaggio plurale. Eh, L'idea è anche che le istituzioni imparino a guardarsi dentro con la volontà di trasformarsi. Vedo cosa c'è di meglio eh, negli altri, cosa sanno già fare meglio di noi, come sono organizzati, come fanno lavorare meglio con meno fatica. Cerchiamo anche di pensare al tasso di felicità dei nostri ragazzi, anzi all'interno di questo progetto si fanno anche delle indagini, delle ricerche anche di tipo proprio quantitativo oltre che qualitativo e già abbiamo cominciato a raccogliere delle idee che ci hanno spinto a ripensare eh, almeno a rimodulare alcune cose e poi l'idea è quella che conservatorio, liceo ma vale anche per il liceo linguistico qualsiasi eh, altra scuola possano essere dei soggetti attivi non soltanto dentro alle loro mura ma dentro alla società ehm, il progetto è costituito da diverse fasi. Un livello internazionale, in cui ci, eh, internazionale progettuale, in cui si lavora insieme per eh, organizzare tutte le varie fasi. Il livello della formazione degli insegnanti, formazione e scambio degli insegnanti, siamo già stati a Weimar, siamo già stati a Lisbona quest'anno, l'anno prossimo ci sarà lo stesso eh, momento di incontro che diventa un grande laboratorio per 20-30 eh, insegnanti che verrà eseguito qui a Trento tra il nostro conservatorio che sta anche a Riva, c'è anche quella sede e il liceo musicale. E poi ci troveremo a Mursia, ma forse la cosa che può interessarvi di più è che l'esperienza che stanno facendo questi ragazzi adesso a Mursia la faranno altri loro compagni, l'hanno fatta qui a Trento, la faranno a Weimar e a Lisbona. Diciamo che questi quattro centri diventeranno un momento di conoscenza totale delle istituzioni, dei territori, di scambio e anche un modo di mettersi in gioco rispetto alle proprie abilità, quelle di conoscere l'inglese e di poter trasmettere dei contenuti anche significativi, non soltanto il come stai andiamo a ballare insieme. Eh, conoscere e far conoscere nella maniera più interessante il proprio territorio, le proprie tradizioni, anche con qualche curiosità e soprattutto ascoltare gli altri. Noi stiamo già imparando, sono già stati prodotti dei video, delle serie di diapositive, tanto materiale che soprattutto l'anno prossimo dovrà diventare materiale di conoscenza pubblica. Conoscenza pubblica possibilmente anche con l'intervento di altre istituzioni, di altre scuole, poter parlare di musica, tutti hanno delle competenze musicali fra l'altro, in maniera da eh, farne veramente non soltanto il linguaggio per cui non c'è la parola ma ci capiamo, ma qualcosa che ci fa capire quanto la vita possa essere bella, soddisfacente e come noi facendo musica, anche soltanto cantando, battendo le mani a tempo, imparando uno strumento in qualche modo, possiamo diventare elementi. Portatori di cultura, di sapere, di benessere e di bellezza. Lascio la parola a Emily Harris, insegnante di inglese, trombonista e tante altre cose, che invece è la coordinatrice di questo progetto per il liceo musicale. Buongiorno a tutti. You are all young citizens of Europe, so presumably you speak English, is that correct? Yes. Fine. Well, one of the important things in our title, we have. Mus integration in capital letters. Action is the principal part here. So, very often we do projects at school that remain within the school. So, already going outside of our liceo and going outside of our conservatory, which are actually very close physically, but working better together, has been a really, really important experience for all of us and for our students too. Uh, right now, as we said, they are in Spain, they're performing, and they're actually living their language skills. Um, they've told me, well, actually, Prof, now I'm bilingual, um, trilingual, said Sebastiano this morning, because I speak Spanish with the family who is hosting me. We speak English during the project, and then, of course, we speak Italian and we speak Dialetto Trentino, so that's four languages. Um, you can see here we involve portugal uh, in lisbon we have weimar in spain we have our glorious trento here in Italia, and murcia in spain um, we have three various moments here we have just us we get together with the teachers from the other institutions and we talk about how we can best organize this uh, thing more interesting than that is the fact that we have international meetings in each of the four countries for only teachers of the conservatory and of the liceo. They can get together and examine the models of the other schools. Uh, the liceo musicale is one of two um, liceo musicale in Italy there's one in Milan and there's one here. In both cases, we follow a usual liceo uh, subjects such as UTeg, you know, Italian, mathematics, physics, geography, history. But the very important part of our liceo is that we work together with the conservatory, um, and in every case there are two uh, institutions working together, which, as Perica said, is not always an easy thing. Some of the institutions have growing pains. It's just, it's very difficult to organize the activities of just a liceo, but organizing it together with the ambitions and needs of our individual musicians is quite a challenge. So we went to other countries to have a look at how they do it in the hopes that they can learn from our successes and we can learn from what's successful for them. The first staff meeting was in Weimar, and I wasn't there, but these four people were, so I will pass the microphone on to them. Hallo, ich bin die Deutschlehrerin vom Liceo Bonporti. Ähm, und ich denke, ihr könnt alle auch Deutsch, ne? nicht nur Englisch. Ja, <laughs> gut. Also ich war mit meinen zwei Kollegen in Weimar in Deutschland und wir haben uns mit anderen Lehrern getroffen und wir haben über unsere... Probleme, gemeinsame Probleme gesprochen, aber auch über gemeinsame Lösungen, die wir finden können. Und ähm, das war sehr interessant für mich, weil ich gemerkt habe, dass die Personen, die Lehrer und auch die Direktor in, in den anderen Ländern ganz ähnlich funktionieren wie wir. Es war für mich ganz toll zu sehen, ähm, wir haben eigentlich dieselben Probleme. Es waren alles äh, Musikschulen, also mit Konservatorium und normalem Unterricht. Und äh, die Probleme sind überall ähnlich. Für mich war es besonders schön zu sehen, ähm, wir können gemeinsam ähm, eine Lösung finden, Lösungen finden, die uns helfen. Also, wir können auch kommunizieren. Auf Englisch, alle mit ihrem Akzent, aber wir verstehen uns. Und das äh, war für mich das bleibende Gefühl. Das war äh, etwas, das auch bei dem Austausch, das, wenn ihr Austausche macht, habt ihr das äh, bestimmt auch. Ähm, ich denke mal, Liceo äh, Linguistico, wer ist das? Seid ihr das hier vorne? Ja. Wenn ihr Austausche macht, dann merkt ihr, die anderen sind eigentlich gar nicht viel anders als wir. Und das, das haben wir auch gemerkt. Und das ist sehr nützlich für die Arbeit. Ich gebe noch weiter an Salvatore, der erzählt uns noch etwas über die Themen, die wir in Weimar bearbeitet haben. Jo, so uso l'italiano, così vi riposate anche un po' dal punto di vista celebrale. Anche perché non so parlare il tedesco, quindi... Se volete potrei provare in francese. Ecco, ok. Sì, anch'io ho fatto esperienza con le mie colleghe a Weimar. Abbiamo avuto la possibilità anche di vedere come i ragazzi studiano musica. Weimar è una situazione un po' particolare, nel senso che anche storicamente arriva ad essere una scuola super selezionata, una scuola di eccellenza. Si entra, sono dei posti limitati, sono circa 30 posti disponibili, perché all'interno della scuola c'è anche il college, quindi è possibile dormire e eh, mangiare all'interno della scuola, quindi ovviamente si cerca in quel caso, in quell'istituzione, di valorizzare l'eccellenza musicale. È stato per noi importante, eh, anche nei rapporti con il liceo musicale, per riflettere sull'importanza spesso di, di guardare alla qualità del servizio che, che eroghiamo, ma anche alla qualità che chiediamo in entrata ai nostri studenti. E qui mi riaggancio con quello che dicevano le mie colleghe. Eh, spesso siamo abituati a pensare alla musica come un linguaggio universale. In effetti non possiamo dire che esiste una musica. Se io vi parlo di, di Africa, voi cosa immaginate dal punto di vista musicale? Che strumenti immaginate? Ecco, le percussioni, no? Se immaginate in Italia, cosa pensate come strumenti musicali? Ecco, la chitarra. Se pensate a Napoli, che strumento immaginate? Bravissimi. Ora, ora vi frego, eh. se pensate alla Sicilia, che strumento immaginate? Eh? Ah, Se pensate al Trentino, sì, ad esempio in Trentino c'è un bellissimo strumento popolare che si chiama Zetter, che ovviamente è di origine austro-ungarica. Ecco, la musica ha questo potere: non esiste una musica, esistono tante musiche che però si ritrovano insieme in un linguaggio che spesso è comune. E noi vorremmo far fare ai nostri ragazzi proprio questa esperienza. Ovviamente abbiamo anche ascoltato la musica spagnola, la musica di tradizione spagnola, che è diversa dalla musica di tradizione italiana, ma nel momento in cui maturiamo la consapevolezza che ciò che è diverso da noi ci arricchisce anche dal punto di vista musicale, allora forse ne traverremo sicuramente giovamento e... Potremmo apprezzare di più il senso del bello che insito nella musica. Ecco, io ritorno a cedere la parola eh, ecco, a Francesca De Thomas, che invece ha fatto un'altra esperienza, è stata a Lisbona, per un, per un meeting dello staff, quindi ovviamente vi par parlerà, immagino, in portoghese, vero? No, no. <ride> no parlerò in italiano, però è stata un'occasione eh, importante per condividere appunto anche una lingua. Abbiamo fatto uno sforzo, tutti quanti hanno cercato di comunicare con la lingua inglese e noi, i nostri studenti, quando abbiamo ospitato i ragazzi eh, delle altre istituzioni e quando appunto in questo momento ad esempio come si diceva poco fa i nostri studenti sono ospiti a Mursia cercano di condividere eh, anche un linguaggio eh, nella propria diversità quindi cioè, un sottofondo europeo un sottofondo universale nelle proprie declinazioni eh, Lisbona è stata una bellissima esperienza abbiamo partecipato eh, io e Federica un altro collega del liceo e altri due colleghi eh, del conservatorio e ad uno staff meeting per cui non abbiamo avuto eh, gli studenti insieme a noi però è stata un'occasione davvero importante per condividere visioni per trovare spazi comuni per riflettere su eh, come ognuno di noi interpreta alcuni bisogni che fanno parte della scuola che fanno parte della, del nostro nei nostri criteri educativi e dei bisogni che abbiamo di crescere insieme, quindi ehm, confrontandoci, scambiando esperienze, eh, anche con uno sguardo al futuro perché voi siete eh, il nostro interesse reciproco, conservatorio e liceo. E vorremmo anche creare delle professionalità. E quindi, qual è il vostro bisogno? Quale sarà il vostro futuro? E questo è stato uno degli importanti temi. Di cui abbiamo discusso, parlato, condiviso e con anche la promessa di fare qualcosa di più nei prossimi incontri. Eh, che vorrebbero avere appunto il futuro, il vostro futuro, come eh, italiani, spagnoli, portoghesi, come europei, ehm, nell'ambito della musica oppure nell'ambito della cultura musicale, che è altrettanto importante, come abbiamo appunto ampiamente eh, visto, perché non tutti. Faranno i musicisti, ma tutti quanti porteranno un patrimonio dentro di sé legato alla musica. Ritorno a passare a Federica. E parliamo un attimo del patrimonio esteriore. Noi abbiamo dovuto fare una presentazione e poi un piccolo video che fa vedere in quattro minuti qualcosa di importante del patrimonio culturale trentino. Per noi è molto importante i dolomiti, eh, così abbiamo guardato i dolomiti, voi non siete trentini, siete qui, siete sì, trentini, allora dei dolomiti Gastinger. sapete tutto e abbiamo fatto un piccolo video che fa vedere la devastazione che abbiamo subito in ottobre, se vi ricordate, e il fatto che ha abbattuto le nostre foreste queste foreste, se non lo sapete, sono state per secoli fonte di legno per la costruzione di violini. Allora eh, ci trattiamo un po' di questo argomento e il sottofondo, con le parole in inglese, è scritto dal nostro insegnante Alessandro Genovese di filosofia. E il sottofondo musicale sono i nostri studenti del liceo e conservatorio Bonporti che suonano la musica Trentinissimo. Do compositore trentino Francesco Antonio Bonporti. Allora, a voi il video. A roaring, a grim reaper fluttering all in its path. With the silence of the dawn, unbelieving eyes beheld enormous swaths of destruction. Centuries old spruce and pine trees snapped. Like matchsticks, tangled and tossed by a giant's hand, a graveyard of once mighty trees. But see now, that singular beauty of our forests and mountains, known far and wide for their enduring majesty, it remains, and we arise once more from the wreckage. the forest may be flattened for now but a will as strong and constant as the mountains themselves remains Il video continua però dal momento che voi non potete vederlo oltre che sentire eh, lo, sì, forse l'avete visto benissimo. E siamo, saremo contenti di diffondere questi prodotti perché sono il frutto di un lavoro molto più eh, impegnativo e vasto di quanto i pochissimi minuti che tutta l'organizzazione ci ha dato eh, permettono di vedere direttamente come prodotto finito. E il fatto che i ragazzi abbiano dovuto ragionare, conoscere andare a cercare, selezionare tutte le informazioni è già di per sé molto importante. Che abbiano dovuto preparare il testo, ovviamente, è un'altra abilità. Che abbiano suonato per la musica di neanche tanto sottofondo, vuole essere una musica significativa della nostra storia, è ugualmente significativo. Però pensate a quante altre abilità sono comprese in tutto questo. Il saper costruire una sceneggiatura. Un lavorare sul video, queste sono cose che hanno imparato perché tra gli obiettivi del eh, progetto c'è quello di sviluppare le competenze più ampie, di tipo operativo ma anche metacognitivo, cioè imparare varie cose attraverso diverse modalità, attraverso diverse discipline, saperle collegare, saperle mettere insieme e soprattutto diventare degli autori, dei protagonisti protagonista del mio discorso, del mio video, della mia presentazione, della mia esecuzione musicale. Essere cittadino significa anche essere questo, poter prendere la parola, poter dimostrare, poter coinvolgere gli altri. Eh, noi adesso stiamo con questa sessione a Mursia completando il primo anno. In luglio ci troveremo di nuovo a Weimar. Se non parleremo tedesco, ma forse qualche parola abbiamo imparato subito alla stazione, una espressione molto interessante in tedesco. Impareremo ancora meglio. Mi metto in gioco io, che non parlo bene l'inglese, a poter comunicare, poter comunicare contenuti anche a volte difficili da esprimere in italiano e quindi in un'altra lingua. Però vediamo lo sforzo reciproco, fra l'altro. A parte Emily, vi assicuro, dei quattro paesi non c'è nessuno che sia di madrelingua inglese. Quindi per tutti è uno sforzo costante e anche una rassicurazione. Se sbaglio, dimentico, metto una S in più, so che altri lo fanno ugualmente e mi preoccupo piuttosto di essere comunicativa. A scuola me la segneranno in rosso, ma l'importante è proprio la relazione, è questo che vogliamo eh, promuovere naturalmente. E a Weimar progetteremo nella maniera più mh, definita, più precisa, quello che succederà nell'anno prossimo. Già vi abbiamo detto bisogna fare il giro di tutte le istituzioni, però forse non abbiamo sottolineato questo, non andiamo semplicemente a vedere, a conoscere, a sperimentare. Di volta in volta noi abbiamo dei temi, eh, ne abbiamo avuto una a Weimar uno a Lisbona, ci sarà quello di Trento, quello di, ehm, di Mursia, che eh, costituiranno dei tasselli di riflessione che alla fine metteremo tutti insieme perché dobbiamo fare un lavoro preliminare per conoscere meglio, parlo di noi, docenti, i nostri studenti, da dove vengono, io ammetto, ho imparato moltissimo perché sono andata dovo, eh, ho dovuto andare a guardare dei dati a ricavarli dei dati anche anagrafici che di solito non vengono messi in gioco. Preparo i miei programmi, faccio le mie lezioni, ci sono gli esami, però difficilmente vado a pensare da dove vengono questi ragazzi, che cosa sanno fare, che cosa studiano, perché al conservatorio noi abbiamo sia studenti del liceo musicale, sia di altri licei, di qualsiasi altra scuola superiore, sia, direi soprattutto, eh, over 18, quindi ragazzi che studiano qualcosa all'università oppure che si dedicano totalmente alla musica. Alcuni di questi, pur con, eh, essendo ancora in formazione, già svolgono un'attività professionale, a volte anche di un interessante livello. E molto spesso nella pratica quotidiana, nelle corse tra un'aula e un'altra, un gruppo e un altro, e questo si dimentica. Ma si dimentica una cosa fondamentale. Quindi già aver dovuto pensare e condividere questo ci ha fatto veramente crescere. E sto vi dicendo veramente la cosa basilare. Poi abbiamo cercato di confrontare, per esempio, l'orario settimanale. L'orario settimanale di un ragazzo di liceo. Che deve metterci insieme anche tutte le ore di tutte le materie, dello studio a casa, dello strumento, dello studio a casa, dello strumento. Abbiamo fatto dei conti che ci hanno un po' preoccupato. Non possono reggere i ragazzi con tutte queste ore. Quindi bisogna provare a rivedere qualche cosa. Una piccola nota: abbiamo fatto anche un sondaggio. Abbiamo chiesto ai ragazzi: riuscite a gestire il doppio impegno? Eh, due studenti hanno risposto: tra le altre chiamate c'era anche in maniera disastrosa. Ecco, due hanno, hanno risposto: no, in maniera disastrosa riusciamo a far andare tutti insieme. Ma tanti però hanno anche risposto in maniera positiva, che riescono comunque a, a reggere il peso. Posso ricordare che almeno due hanno messo proprio la crocetta su entusiasmante, entusiasmante. Non, scusate, <ride> thrilling entusiasmante? Eh, Grazie Federica. Ecco, io mi pongo un po' anche, con, pongo lo sguardo a come un nostro studente possa vedere Music Integration e in questa attività. E noi ci occupiamo di musica. Immaginate questi 18 nostri studenti che devono ritrovarsi, perché lo faranno, in un grande concerto finale. Ragazzi che sono abituati con il loro insegnante, con una tecnica strumentale particolare, che è quella del loro insegnante, si ritrovano catapultati da un'altra parte. La difficoltà di poter spiegare ad un ragazzo di Weimar, no, guarda, forse è meglio che ripetiamo da questo punto. Non sempre te la cavi a gesti ovviamente, devi anche riuscire a comunicare dal punto di vista linguistico. Ma nel frattempo, capire come è la tecnica strumentale di un altro paese. Io ho sentito dei ragazzi, ci scambiamo dei messaggi con i ragazzi che in questo momento sono a Murcia, sono veramente entusiasti. E la cosa bella è che ho chiesto: Avete suonato bene? Mi ha detto: Sì, dai, meglio delle prove. E poi ho detto: Come sta andando? E mi ha risposto, eh, ma qui sono tutti allegri, sono tutti sempre gioiosi, vivaci, lo sappiamo che nella penisola iberica sono comunque mediterranei nel vero senso della parola. No? Ecco, credo che la musica e questo scambio, e queste possibilità che noi diamo attraverso questo progetto ai nostri studenti sia anche quello di rivedere un po' la, il nostro senso della vita. Siamo forse, ma anche voi, no? Prima vedevo ragazzi che, che ridevano, sorridevano, si divertivano dal vedere la loro immagine riflessa sul monitor. Purtroppo stiamo perdendo questo. La musica forse ci potrebbe aiutare a riacquistare il desiderio di affrontare la vita in maniera. Un po' più eh, entusiastica. Noi cerchiamo di farlo attraverso Music Integration, diamo questa possibilità ai nostri studenti di confrontarsi, di affrontare lo studio, di affrontare l'impegno che comunque ci vuole perché senza impegno non si ottengono i risultati, però di farlo in maniera veramente più gradevole possibile. Fra l'altro, Music Integration fa parte di un'idea che il nostro conservatorio insieme al liceo musicale ha sposato, quella di aprirsi all'internazionalizzazione. Cercare di avere quanti più contatti possibili, ma non soltanto in uscita, ma anche in entrata. Noi ospitiamo dei docenti, ospitiamo degli studenti, perché per noi è una grande ricchezza, è un, un arricchimento infinito. Come pure molti nostri, molti nostri colleghi, ad esempio in questo momento ci sono dei colleghi che sono in Erasmus in Polonia, c'è cioè un nostro collega che è in Polonia, e vanno a far lezione lì. Quindi esportiamo il Made in Italy anche negli altri paesi europei. La nostra mission ovviamente è quella della musica, Cre crediamo veramente che attraverso la musica si possa fare Europa, si possa, partendo dalle nuove generazioni, a cui eh, diceva la nostra collega De Thomas, noi guardiamo ovviamente, no, noi ormai siamo vecchi, quindi guardiamo più a voi perché siete voi il nostro futuro anche dal punto di vista musicale. Ecco, crediamo veramente che attraverso la musica, attraverso progetti come Music Integration, attraverso i progetti Erasmus, si possa fare della musica un veicolo e un motore per la condivisione del bello. Credo che abbiamo esaurito il tempo qua. Faccio i migliori auguri a voi che siete voi il nostro futuro. Please always keep in mind, too, that your mind is like a parachute. It only works when it's open. Ok? So happy future to all of you. Io ringrazio anche per questo augurio finale, eh, sicuramente apprezzato. Ringrazio e. Eh, il progetto Music Integration ringrazio il, il liceo musicale Conservatorio Bonporti anche per la collaborazione che ci stanno che ci sta dando in queste, in queste giornate come ha accenato prima la professoressa Fortunato eh, all'inaugurazione ufficiale oggi alle 17.30 17.15 saranno presenti nel suonarci, nel suonare l'inno europeo come saranno presenti anche in occasione del momento di chiusura eh, dove avranno anche lo spazio per una piccola performance eh, sabato sera eh, grazie ancora e buon proseguimento per il vostro molto interessante il progetto grazie infinite il prossimo appuntamento è ancora legato ai giovani eh, legato ai giovani non necessariamente alla scuola anzi al di fuori del mondo scolastico quindi per voi anche che eh, finite le superiori magari potete aprirvi ad altre possibilità, parliamo infatti, parliamo infatti del corpo europeo di solidarietà che è una delle opportunità di mobilità offerte dall'Unione Europea, la nuova opportunità di mobilità offerta dall'Unione Europea.